questa strategia di vita, cioè che hanno degli operatori al loro interno che lavorano con questo atteggiamento, cioè con l'attitudine di migliorare qualcosa, cambiare tutti i giorni un aspetto, applicare la strategia d'amore che Pece ha spiegato molto concretamente poc'anzi, ci sono in qualche modo corretti. I giornali e delle notizie che ci arrivano sul nostro stesso paese. Non so che cosa sentite, che cosa pensate voi, a me non interessa quello che dice il telegiornale, perché mi parla di episodi che in qualche modo mi spaventa, cioè mi porta soltanto notizie che mi danno l'impressione di vivere in un brutto paese, in un brutto mondo. Invece io, come voi, ho esperienza tutti i giorni, ogni diverse volte durante la giornata ho belle esperienze, incontro delle persone, come in questo momento la mia esperienza del paese è una bella esperienza, dove si vive, si ama, ci si aiuta, si è disposti a migliorare la nostra vita e quella degli altri, perché insieme ci sentiamo un popolo colorato, pieno di speranza, e dove non ci sono vie di, apparentemente, dove le vie sembra difficile, so che insieme possiamo appianare qualunque difficoltà e qualunque strada. E proprio per questo motivo che mi sento molto positivamente ben predisposta, guardando al futuro, guardando anche alla formazione sulla naturopatia, che è una parola come un'altra, che sembra una parola, credo in realtà che la formazione la decide ogni persona per sé. Il Colandrei si è fatto questo grandissimo sforzo attraverso la scuola olistica di mettere insieme chi ha proposto formazione negli anni, chi ha proposto la propria ricerca, ma soprattutto la propria umanità, perché nessuno può insegnare ad altri se non ciò che è. Come diceva prima Elfo, noi non ci servono gli eroi o i santi, ce ne sono già tanti, noi abbiamo bisogno di trovare persone come noi, che incontriamo tutti i giorni e che sono proprio per questo un ottimo sprone a dare il meglio di noi stessi. Se ho ben interpretato, la scuola olistica non vuole essere altro un condividere fatiche, sforzi, costruzione e amore.